Mercoledì 25 luglio, in primo piano nel TGL News, l'inchiesta sull'assenteismo, ricordate poco più di un anno fa, sconvolse il comune di Piacenza. Ebbene, ci sono novità, la battaglia legale non è finita perché due dipendenti avevano presentato ricorso contro i provvedimenti che vennero adottati dall'ufficio disciplinare proprio di Palazzo Mercanti, 12 giorni di sospensione a questi due lavoratori che operavano nella stessa stanza, nello stesso settore, e a quanto dice il comune, aveva accertato l'inchiesta, si timbravano il cartellino a vicenda. Ebbene, il giudice del lavoro ha accolto il loro ricorso ritenendo troppo pesante la sanzione, appunto, di 12 giorni di sospensione dal servizio, e dunque sanzione annullata, ma il comune di Piacenza ha presentato ricorso in appello, dunque la battaglia legale prosegue. Prosegue anche da parte del comune la battaglia per rendere più vivibile il quartiere Roma. Un rapporto della questura dice che nella zona tra la stazione, via Scalabrini e via Trebbiola si concentra l'80% dello spaccio del centro storico e il 30% dei reati contro persone e patrimonio, furti, danneggiamenti, rapine. Ebbene, è scattato una sorta di coprifuoco commerciale, vale a dire che le attività commerciali potranno restare aperte dalle 6 alle 21, in particolare sembra rivolto ai mini market etnici che vendono anche alcolici. Bar e ristoranti possono prolungare l'orario d'apertura fino alle 24. Il sindaco Patrizio Barbieri ha proprio fatto riferimento alla quiete notturna e alla riduzione della vendita di alcol come primo passo, uno dei tanti passi per risolvere i problemi. Purtroppo però nel quartiere restano, ad esempio ieri sera due stranieri, un gruppo di stranieri si sono affrontati in un bar, sostanzialmente le bariste hanno avuto un alterco con una decina di clienti di origine egiziana, non si sa per quale ragione, le versioni sono contrastanti, si sa però che è stata sfondata una vetrina dal lancio di un bidone dei rifiuti, 9 contusi e ammaccati si sono fatti refertare al pronto soccorso, nessuno è grave, la polizia sta indagando proprio per fare chiarezza su questo episodio. Chiudiamo con due notizie, una molto positiva: la grande festa per i 20 anni della Casa Protetta di Farini, che proprio oggi compie 20 anni, un compleanno molto speciale. E poi la notizia che è arrivata oggi in municipio dell'addio alle gare entro un paio di mesi di Giorgia Bronzini, la grande campionessa di ciclismo piacentina, è stata campionessa del mondo non solamente su strada, anche su pista. Ebbene, ha detto che sono le ultime gare quelle che affronterà nelle prossime settimane, dopodiché diventerà direttore sportivo di un team proprio femminile di ciclismo. È stata premiata in comune dal sindaco Patrizia Barbieri, un riconoscimento un po' per tutta la tappa del Giro d'Italia femminile che ha caratterizzato la nostra città e la nostra provincia. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it, ovviamente nel TGL delle 19:30.